Allora ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi avete chiesto in tantissimi come ho fatto a migliorare il mio numero di trazioni in così poco tempo, quali programmi ho seguito, quali programmi non ho seguito. Quindi oggi ho deciso di portarvi uno dei miei programmi che ho seguito per migliorare le trazioni, appunto. Questo programma si chiama Giro della Morte ed è un programma veramente molto ma molto tosto, ragazzi. L'ho trovato sul sito Project Invictus, che penso che è un sito che conoscete più o meno tutti. Lascio comunque qui sotto il link in descrizione del programma. Questo programma inizia facendo una sola trazione, poi andiamo a fare 10 secondi di recupero, 2 trazioni, 10 secondi di recupero, 3 trazioni, 10 secondi, 4, 10 secondi, 5 e poi si torna indietro con 4, 3, 2, 1. Quindi andremo a fare un totale di 25 trazioni solo nel primo giro. Io consiglio comunque di fare dai 4 ai 6 giri circa. In questo modo andremo a fare un totale di 100-150 trazioni nel giro di 20-30 minuti, quindi una cosa molto molto buona, un allenamento davvero molto tosto. Per questo motivo io consiglio di abbassare di una ripetizione, di una serie, quindi fare 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. O ancora, se siete ancora più principianti, fare 1, 2, 3, 2, 1. In questo modo, diciamo, possiamo protrarre il programma per un tempo maggiore, che è l'ideale se vogliamo comunque migliorare in una performance di qualsiasi esercizio, che può essere lo squat, lo stacco da terra, le trazioni, appunto. Bisogna cercare di non arrivare subito al cedimento dalle prime settimane, al cedimento completo, perché poi non si migliora più nel tempo. Detto questo, ragazzi, andiamo a vedere subito il primo giro. Inizialmente il programma vi sembrerà molto facile, ma io vi consiglio di aspettare un attimino perché poi a lungo andare sarà veramente tosto, poi ve ne accorgete, insomma. Mi raccomando ragazzi, rispettate sempre i 10 secondi di recupero, è molto importante. Una cosa che non vi ho detto è di arrivare a fare 2 minuti di recupero tra un giro e l'altro, quindi 10 secondi di recupero tra le serie e 2 minuti di recupero tra i giri. Bene, adesso che siamo arrivati a 1, 2, 3, 4 e 5, adesso torniamo indietro e facciamo 4, 3, 2 e 1. Raga, vi starete chiedendo perché mi sto allenando in canotta a dicembre. Questo è perché questo è il settimo giro che faccio, ne ho fatti 6, avevo finito l'allenamento, poi ho detto fammi fare un video in cui spiego questo programma. Infatti, come hai visto, sto distrutto. Comunque, il bello di questo programma è che andiamo a lavorare comunque su basse ripetizioni e questo permette appunto a livello psicologico di affrontare meglio la seduta d'allenamento, perché comunque si pensa, dai, sono solo 4-5 trazioni, non sarà niente. Poi comunque, andando avanti coi giri, vi accorgerete che è un programma veramente devastante, ragazzi. Un'altra cosa positiva di questo programma è che comunque lavorare sulle ripetizioni basse permette un'esecuzione più pulita del gesto, quindi non andiamo a sporcare troppo la tecnica, quindi questa è un'altra cosa molto molto utile. Questo programma va fatto una volta a settimana. Gli altri 2 giorni, se vogliamo fare 3 volte a settimana appunto le trazioni,
potranno essere ad esempio un giorno con trazioni con sovraccarico, quindi andiamo a fare singole, doppie, triple con sovraccarico, quindi trazioni zavorrate, insomma. L'altro giorno invece andiamo a fare magari un 50 trazioni a tempo, quindi 50 trazioni nel minor tempo possibile, appunto. Detto questo, ragazzi, io non ho niente da aggiungere, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato d'aiuto. Se volete altri programmi che ho magari seguito che mi hanno fatto migliorare, scrivetelo qui sotto nei commenti e lasciate un bel mi piace. Io direi che per questo è tutto, quindi noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bella!